Sono state giornate abbastanza concitate, quelle che abbiamo vissuto ultimamente, e come le abbiamo vissute all'interno della società. Abbiamo come vissuto un epilogo del secondo filone di inchieste per quanto riguarda i noti fatti del 2006. Prima di entrare nel merito e lasciare la parola a voi, vorrei fare un paio di riflessioni. Innanzitutto la serenità d'animo con la quale Del Piero e Buffon hanno risposto ad alcune vostre domande. Sono due campionati che i giocatori che c'erano e hanno giocato quelle partite hanno vinto, hanno sentito di vincere e hanno vinto sul campo, quindi credo che da parte vostra ci sia bisogno di tutta la correttezza di riportare la serenità con la quale hanno risposto alle vostre domande. Spesso si legge, lo vedo da tante parti, cioè il 2005 e il 2006 è finito con 91 punti, quindi da questo punto di vista non c'è bisogno di aggiungere molto altro. Però veniamo a quello che è stata la fine di questo secondo filone. Credo che il tutto parte probabilmente il 28 aprile del 2010, quando a margine dell'assemblea degli azionisti di Exor, John ha fatto due annunci importanti. Da una parte preannunciava quello che sarebbe stato un cambiamento societario importante che si è compiuto con l'arrivo di diversi dirigenti nell'arco dell'anno scorso. E dall'altra parte ha preannunciato una cosa altrettanto importante, che era il deposito da parte della società dell'esposto per la revoca dello scudetto 2005-2006. Su che cosa si basava? Qual è il principio e il ragionamento sul quale questa richiesta si basava? Il principio su cui questa richiesta si basava era sulla parità di trattamento. Quindi questa è una condizione molto importante. Io credo che più di tante parole è il caso che io vi legga un passaggio molto breve che c'era nell'esposto, perché mette molta chiarezza in quella che è la nostra richiesta. Vi parlo di data 26 luglio, quando la Federazione Italiana Gioco Calcio, con atto del commissario straordinario Guido Rossi di Milano, diramava il seguente comunicato, con il quale dava atto delle decisioni assunte. La FIGC ha ricevuto in data 24 luglio 2006 il parere consultivo della commissione composta da Aigner, Coccia e Pardolesi sul quesito riguardante l'assegnazione del titolo di campione d'Italia in caso di modifica della classifica finale del campionato. La commissione ha concluso che, in caso di mera revoca del titolo di campione d'Italia senza modificazione della classifica, il titolo rimane necessariamente vacante. Diversamente, in caso di sanzioni che comportano modificazioni di classifica, come penalizzazioni di punti, retrocessioni, all'ultimo posto, l'articolo 49 delle NOIF prevede l'automatica acquisizione del titolo di campione d'Italia per la squadra che risulta prima classificata, tenuto conto delle sanzioni. Gli organi federali possono tuttavia intervenire con un apposito provvedimento di non assegnazione quando ricorrono motivi di ragionevolezza e di etica sportiva, ad esempio quando ci si rende conto che le irregolarità sono state di numero e portata tale da falsare l'intero campionato, ovvero anche squadre non sanzionate hanno tenuto comportamenti poco limpidi. Questo diceva Guido Rossi. Prenderei, rimanendo sul principio del poco limpido, alcuni passaggi di quelle che sono state le motivazioni di Palazzi. Una notevole rilevanza disciplinare per gli elementi obiettivamente emergenti dalla documentazione acquisita al presente procedimento risulta essere inoltre l'unica società nei cui confronti possano, in ipotesi, derivare concrete conseguenze sul piano sportivo, anche se via indiretta rispetto agli esiti del procedimento disciplinare, come già anticipato nella premessa del presente provvedimento, per via di una fitta rete di rapporti stabili e protratti nel tempo al fine di condizionare il settore arbitrale. Intervengono questi contatti spesso in prossimità delle gare che deve disputare l'Inter e che oggetto delle stesse sono proprio gli arbitri e gli assistenti impegnati con tale squadra. In relazione a tali gare l'Inter si pone quale interlocutore privilegiato. Quindi un consenso preventivo alla designazione degli arbitri. Potrei andare avanti, credo che questo documento l'avete letto tutti quanti voi. È un documento che è stato dibattuto parecchio in questi giorni. È un documento che, diciamo che, termina la fase istruttoria. In teoria si passerebbe alla fase del giudizio. Fase del giudizio che in questo caso probabilmente non avverrà, in quanto i reati sono prescritti. Però abbiamo letto in quello che era il comunicato da parte del commissario Guido Rossi che qualora intervenissero degli atti che dimostrassero una poca limpidezza, attenzione, qui non stiamo parlando di
terremoti o quant'altro, poca limpidezza, quel provvedimento si potrebbe revocare. Io credo che tanto si è detto in questi giorni, molte opinioni sono state espresse, quello che è il nostro timore è che si decida di non decidere, e che sarebbe la cosa peggiore in questo momento, in quanto decidere di non decidere significa sempre lasciare uno spazio di aleatorietà a quelle che sono state le variazioni. Noi abbiamo chiesto parità di trattamento in questo esposto e devo dire che quantomeno dalle motivazioni di Palazzi, a meno che tutto quello che ha scritto non sia falso, qualcosa di poco limpido sicuramente emerge. Quindi da una parte parità di trattamento, e questo lo chiediamo dal 28 aprile del 2010, dall'altra a questo punto, dopo 14-15 mesi che io sono alla presidenza di questa società, io voglio anche rispetto. Io voglio rispetto dalle istituzioni. Io voglio rispetto verso la Juventus, voglio rispetto verso i dirigenti della Juventus e voglio rispetto verso i calciatori della Juventus e verso tutte le persone della Juventus. Questa è una società che ha fatto la storia del calcio italiano e la storia del calcio italiano nel mondo. È una squadra che ha prestato 27 giocatori su 44 nelle finali, nelle quattro finali vincenti di Coppa del Mondo. È una società che ha una storia ultracentenale e merita rispetto. Quindi io vi lascio con quest'unica riflessione, il limpido e quelle che sono le motivazioni di Palazzi su quella che è la nostra posizione in merito a una parità di trattamenti e un rispetto che noi tutti, io per primo, la società e tutti i nostri tifosi vogliono. Grazie. Ora. Buonasera Presidente. A dicembre, in un'intervista ad una domanda riguardo alle aspettative della Juventus, riguardo insomma a quelle che dovevano essere le decisioni adottate dalla Federcalcio, alla luce dei nuovi elementi emersi, lei ci ha risposto che non aveva alcun motivo per non aver fiducia e nell'operato della giustizia sportiva e soprattutto nell'operato della Federazione Italiana Gioco Calcio. Risponderebbe alla stessa maniera in questo momento, oggi? Assolutamente sì. Noi abbiamo avuto rispetto delle istituzioni sportive. Noi siamo l'unica società che ha avuto dei danni patrimoniali ingenti dalle decisioni che sono state prese nel 2006. Abbiamo rispettato l'alveo della giustizia sportiva, non siamo usciti da questo. Adesso vogliamo vedere una parità di trattamento. Abbiamo visto che tutta la parte di indagine è stata svolta ed è stata consegnata e mostra una serie di attività che sono state messe in atto anche da altre società e da una in particolare l'Inter. Adesso aspettiamo quello che sarà il giudizio del Consiglio federale del 18 luglio, dove, ripeto, io auspico che si prenda una decisione. Decidere di non decidere in un momento come questo del calcio italiano, che probabilmente ha uno dei momenti più bassi della sua storia, sarebbe sicuramente deleterio e darebbe ancora una volta di più, l'impressione di non sapersi assumere le proprie responsabilità. Lo chiedo al Presidente se, al di là di quello che verrà deciso dal Consiglio federale, se avete intenzione di muovere altri passi, sia a livello di giustizia sportiva, sia a livello eventualmente di giustizia ordinaria. Ma come vi ho fatto presente poco fa, noi siamo l'unica società che da questa inchiesta ha avuto dei danni patrimoniali che sono quantificabili in diverse centinaia di milioni di euro. Sappiamo, abbiamo i mezzi, abbiamo le capacità, abbiamo le conoscenze per poterci muovere anche al di fuori della giustizia sportiva, ma in questo momento non vogliamo. Aspettiamo quello che sarà la decisione che prenderà il Consiglio federale e dopodiché prenderemo le nostre decisioni. In parte hai già risposto. Volevo sapere se era stata già quantificata in una cifra quella che potrebbe essere il danno patrimoniale subito dalla Juventus. E se appunto se. Diverse. Viste le risultanze dell'istruttoria di Palazzi, soprattutto le motivazioni e quello che sta emergendo dal processo di Napoli, eventualmente voi valutate anche in futuro
al di là della richiesta della revoca dello scudetto, l'ipotesi di iniziare un percorso, un iter per eventualmente rivisitare quella decisione con la riassegnazione dello scudetto alla Juve? Ho già dichiarato, ci vogliono però delle condizioni, che deve essere accertato il comportamento da parte della Juventus nel periodo, ma certamente, se così fosse, certamente. Presidente, buonasera. Il discorso che faceva prima sul fatto che avete le conoscenze, insomma, sapete cosa fare eventualmente, ma per voi, se c'è la, se ci fosse la revoca dello scudetto all'Inter, cioè la pietra finale oppure no, di questa storia? Ha detto, lasciando perdere appunto Napoli, ma se revocano lo scudetto all'Inter, finisce qui o no? Per quanto riguarda la giustizia sportiva, credo con i fatti che abbiamo oggi, finisce qui. Dopodiché abbiamo dei procedimenti presso la giustizia ordinaria e valuteremo quelli che saranno gli esiti da questi. Ecco, si è parlato di quello scudetto con tutto quello che ne consegue, è stato anche molto esauriente, la ringraziamo, però so che il grande cambio, il grande rinizio è conquistare uno scudetto sul campo. Ecco, si parla di top player, si parla di mercato, vorremmo un suo giudizio, una sua garanzia ai tifosi, una sua speranza in questa proiezione. Ma innanzitutto, rivincere sul campo per noi significa chiudere il cerchio, per dire è stato quel che è stato, torniamo in campo e vinciamo. Vorrei ribadire ancora una volta che questo è uno stadio che ci darà un grosso vantaggio, sia in termini patrimoniali e economici, sia di ambiente. Ne parlavo poco fa con i ragazzi, noi dobbiamo creare qui un ambiente che ci permetta veramente di avere una marcia in più. Dal punto di vista della campagna trasferimenti, adesso quasi lo sottovalutiamo, c'è stata una domanda per Andrea Pirlo, o così delle sensazioni. Noi abbiamo acquistato uno dei migliori centrocampisti al mondo, quindi da questo punto di vista già ci deve essere molto 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 entusiasmo, perché Pirlo ci porta a fare un salto di qualità sia tecnica che mentale che non ha pari rispetto a tantissimi 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 altri giocatori. Per quanto riguarda i prossimi acquisti, noi sappiamo chi stiamo cercando e credo che Marotta abbia più volte definito, noi cerchiamo giocatori, voi li definite top player, li possiamo definire così, ma diciamo, è una definizione convenzionale, sono sicuramente giocatori di grandi capacità, grandi qualità, però ancorché oggi noi abbiamo i mezzi per partecipare delle aste, non vogliamo, noi credo che oggi dobbiamo e vogliamo acquistare giocatori al giusto prezzo e alla loro giusta retribuzione, quindi da questo punto di vista ci saranno ancora una serie di operazioni in entrata e in uscita. L'anno scorso la migliore operazione probabilmente l'abbiamo terminata verso fine agosto, c'è due mesi, mese e 20 giorni ancora di finestra di calciomercato, operiamo quotidianamente, i contatti sono molteplici, si parla di giocatori, ma piacciono anche un Higuain, un Sanchez, ce ne sono tanti, sono veramente tanti, ma le condizioni devono essere le nostre condizioni e non quelle di un'asta scriteriata che può far partire il mercato in cui operiamo. Sì, una ultima domanda, lei ha giustamente evidenziato la serenità dei giocatori più importanti della Juve, quelli che hanno vissuto tutta questa storia. Temi forse che questa serenità non venga recepita invece fuori, cioè a livello di tifoserie, due tifoserie che sono sempre state... Serenità. Sì, sì. Temi che questa serenità possa non essere recepita fuori, temi che questa guerra, tra virgolette, possa creare qualcosa di non buono. No, ma io non credo, io credo che sia, qui avete i diretti interessati, c'è la gente che è andata sul campo, quindi ascoltare le loro parole, io so che come dite voi off the records, molti giocatori dell'Inter all'epoca dissero questi ci asfaltavano, poi non troveremo nessuno che lo dirà on the records, quella era una squadra che ripeto ha fatto 91 punti e la serenità con cui hanno commentato quegli eventi descrive la sensazione che viviamo. Grazie.